Tutto il contrario di tutto. Stamani ho ascoltato la rassegna stampa di Radio Rai 3. Tutto il contrario di tutto. Dal chi dichiara che le zone colorate non hanno funzionato a chi dice che invece no. Ha funzionato, stiamo risolvendo il problema. A quelli che invece dicono no, il problema non è risolto, gli ospedali sono a collasso, bisogna fare altre zone rosse. Tutto il contrario di tutto, quelli che prima erano favorevoli al MES, ora non sono più favorevoli al MES. Quelli che prima erano contrari, adesso sono favorevoli. Il delirio totale. E infine, ciliegina sulla torta, questi lavoratori pubblici alle dipendenze nostre, pagate con le nostre tasse di contribuenti totali, ora questi signori che sono stati in telelavoro a casa loro, che cantavano dalle finestre come le foche starnazzanti, che gridavano andrà tutto bene tanto a loro che gliene fregava, loro avevano lo stipendio garantito, ce l'hanno garantito, ogni 27 del mese gli arrivano i soldi a quelli. E quando non erano a casa, in telelavoro, erano dentro gli uffici, aperti a singhiozzo, su prenotazione, rigorosamente bardati perché se non ci entri bardato di tutto punto, di mascherina, di guanti, di copriscarpe. Quando ti trovi davanti a loro, che a loro volta sono tutti bardati con mascherina, guanti e sovrascarpe, con tanto di parete in plexiglass per essere protetti, nonostante questo la loro unica attenzione era fare lo sbirro. Signora, stia dietro la linea, signora, si tiri sulla mascherina e poi ti sbagliano le pratiche. Ti sbagliano le pratiche, ragazzi. E a questi, indovina un po', adesso il governo a loro gli rinnova il contratto, gli danno gli aumenti di stipendio, senza avere fatto un minuto di sciopero, anzi, se andiamo avanti così, siamo noi che li paghiamo per essere pagati. Con milioni e milioni di lavoratori di altre categorie che non solo hanno perso completamente il lavoro, ma se hanno la fortuna di essere ancora lì a farsi sfruttare dai padroni, beh, a loro non gliel'hanno dati gli aumenti di stipendio. No, no, saranno 10 anni, 14 anni che sono fermi nelle altre categorie del privato. Un delirio, il caos totale. E io penso, ma 30 anni fa, quando ero una giovane di 26 anni, avevo nell'animo talmente tanta collera verso tutti e tutto che ho avuto l'umiltà. L'umiltà e penso anche la saggezza di andare a chiedere aiuto, no? Di andare a chiedere a qualcuno affidabile, che mi aiutasse a risolvere questo stato di collera perenne che avevo verso tutti. Ci ho messo tanto impegno, ho messo tanta buona volontà. Fatto lo sforzo che dovevo fare io, prendermi la responsabilità che dovevo prendermi io per poter avere una vita più serena, più equilibrata nel rapporto con gli altri. Ce l'ho fatta con tanta fatica e poi arriva sta sceneggiata di merda Ducovitti. E ora com'è che sto? Odio tutto e tutti. Di nuovo, punto a capo. E stavolta però, cari e care, tutti quanti, stavolta no, non sono io che vado a chiedere aiuto a qualcuno per avere una maggior valutazione equilibrata di quello che mi circonda. No, adesso sono convinta che non era un mio problema, è un problema della società che mi circonda. È fatta di stronzi, è fatta di stronzi questa società,
È normale che a me venga voglia di mandare tutti a fare in culo uno più dell'altro. Ora mi vengono pure a dire che si sono accorti che gli asintomatici non sono contagiosi. Ah sì? Ah, adesso lo dite per televisione, lo dite sulle reti della Mediaset. Ma brutti stronzi, sono 9 mesi che noi youtuber andiamo spiegando questa cosa. Ci avete insultato, minacciato, chiusi i canali. Ci avete fatto fare una vita di merda, di merda, perché secondo voi è una bella vita quella che stiamo facendo? Non voglio stare qui a rielencare tutte le stronzate che sono state decise e fatte in questo paese in 9 mesi. E adesso cosa credete tutti quanti? Che adesso piano piano, siccome la musica sta cambiando, perché qualcosa sta succedendo, guardate, sta succedendo qualcosa, i mass media stanno cambiando versione, cominciano a esserci delle crepe nel discorso generale. Adesso cosa devo pensare? Che sta per risolversi tutto? Eh? Scusateci, questo è il loro ragionamento. Scusateci, noi non eravamo preparati di fronte a questa eventualità di un pandemonio del genere. Lo abbiamo creato, ma non siamo capaci di gestirlo. E ora dai, quando poi andrà tutto a posto, no? Ma sì, perdonateci. Che cosa? Nessuno di quelli che mi ha fatto fa sta vita di merda per 9 mesi potrà avvicinarsi a me se non si vaccina, va bene? Tu mi devi fare vedere il certificato di vaccinazione. Chiunque, non mi interessa se sei un ex amico, un ex parente, un vicino di casa, un bottegaio, un autista dell'autobus, un impiegato pubblico. Chiunque intorno a me, finita questa storia, non si vaccina e non mi presenta certificato medico, te non devi stare a 1 metro da me, tu devi stare a 1 chilometro da me. Perché nessuno mi restituisce la vita. Nessuno mi restituisce ogni singolo istante di merda che ho vissuto. Vissuto dal 23 di febbraio ad oggi. Ci siete riusciti. Mi viene nausea e vomito all'idea di dover uscire di casa. Bravi, ci siete proprio riusciti. Complimenti. Io ho l'idea di essere l'unica. L'unica. Intanto sui 5.000 abitanti del mio quartiere, Borsui, Borzoli, Genova, di tutte queste case che mi circondano, io sono l'unica, una che esce senza mascherina. La pressione che mi avete fatto con i vostri sguardi, con i vostri atteggiamenti, l'ingratitudine di gente che avevo aiutato, che è diventata mia nemica perché non metto uno straccio sulla faccia. Non vi bastava che mantenessi il distanziamento da voi. Non vi bastava. Non vi bastava che per comprare un tozzo di pane e un po' di latte dovessi indossare lo straccio sulla faccia per entrare nelle vostre botteghe di merda. Non vi bastava. Mi avete tanto attaccato, tanto maltrattato, che piuttosto che uscire di casa a me mi viene nausea, voglio. Vomito, vomito. E così, brutti pezzi di merda, se voglio prendere una boccata d'aria come si deve, e ossigenare il cervello, quello che voi non ossigenate mai. O esco la mattina prima delle 8, o esco la sera dopo le 7:30, oppure devo andare a fare gli acquisti nell'ora di pranzo perché ci sono meno stronzi in giro. E adesso? Mi venite a dire
In televisione, la vostra televisione di merda, quella che continuate a guardare, mentre io sono 10 anni che l'ho buttata via. E mentre voi continuate a guardare quello che vi dice la televisione, adesso la televisione vi viene a dire che gli asintomatici non sono contagiosi. Adesso lo dicono. È sempre stato così, era così anche prima. Bravi, ce l'avete fatta. Non esco di casa. Aspetto che finisca tutto ciò. Perché non si può vivere così, non si può sentire uno stato d'ansia pesantissimo solo all'idea di dover uscire a comprare 1 chilo di pane. Non posso vivere in questo modo. Non potendo più concentrarmi su quello che mi circonda, il cielo azzurro, il sole, l'aria, guardarmi intorno, vedere se ci sono delle cose nuove. No, il mio pensiero costante deve essere sempre su questa cosa. Guarda come mi guarda quello, come mi guarda quell'altro, come mi apostrofa quell'altro. E poi vedervi cambiare, capovolgere da bianco a nero appena mi metto la museruola. Appena mi metto la museruola diventate tutti gentili. Non vi perdono. No, no. Comunque vada a finire questa storia. Vi dovete vaccinare. Voi che avete sostenuto questa psicosi, voi che avete sostenuto la pericolosità di questo virus, avete il dovere di farvi iniettare l'acqua sporca del vaccino. Non vi potrete permettere di avvicinarmi se non mi dimostrate che siete vaccinati. Non mi interessa se sei un mio parente, non mi interessa se sei stato un mio amico, non mi interessa nulla. Chi me la ridà adesso la salute? Chi me la ridà adesso la serenità? Devo rimboccarmi le maniche e trovarmela da sola, sapete, brutte merde. Ve la farò pagare. Ve la farò pagare con gli interessi. E poi, mentre voi tutti, abitanti di Borzoli, vi dedicavate allo sport del massacra l'unica che ha coraggio, massacra l'unica che come una leonessa continua a mantenere fiducia in se stessa e nelle proprie convinzioni. Voi nel frattempo, cittadini di Borzoli, nessuno di voi si è occupato di chiamare l'Amio per pulire le discariche abusive che ci avete sotto casa dai bidoni. Nessuno di voi pagate la tassa sui rifiuti, ma non siete nemmeno al corrente che avete pure il diritto di scontarvi il 20% se questi non vengono a pulire. Voi, nessuno di voi ha chiamato, ho chiamato io, segnalato io, 2 volte in 6 mesi e hanno pulito. Mentre voi, cittadini di Borzoli, vi preoccupavate di massacrare quell'unica persona che osava pensare con la propria testa, non vi stanno facendo le strisce sugli incroci. E anche lì. Le segnalazioni le ho fatte io, ma nessuna di queste istituzioni mi dà retta. E sapete che c'è? Adesso aspetto l'incidente, adesso aspetto il morto, adesso aspetto che uno dei vostri ragazzini che esce con la museruola a portare la sporcizia di corsa in mezzo alla strada vi finisca sotto 4 ruote. Mentre eravate così preoccupati di credere a questa psicosi generale come cittadini, non vi siete degnati di guardarvi intorno e di vedere se non c'era la necessità di segnalare ciò che era per il bene di tutti. E quindi, terzo e ultimo, ribadisco, no. Pietà le morta,
Perdono non ce n'è più. Vendetta, mi vendicherò. Fatevi il vaccino. Fatevi il vaccino, brutte merde. Che ho fatto pulire anche i marciapiedi, teste di cazzo. Dalla rotonda che c'è giù, dall'ingresso per l'autostrada Genova-Aeroporto, lì i passanti non avevano più neanche la possibilità, cioè dovevi passarci col macete. Va bene, mi dovevo portare dietro la forfica per tagliare i rami, per poter andare giù a piedi a fare la spesa e respirare senza mascherina. Hanno pulito tutto, anche lì. Ma voi, cittadini di Borzoli, dove cazzo eravate? Ah sì, è vero, eravate lì a giudicare Cristina.